sicuramente è un trionfo importantissimo per tutta l'Italia pallavolistica e credo che sia stato raggiunto il massimo obiettivo che potessimo mai raggiungere e siamo tutti felicissimi di questo. Andrea Barcella, un tuo giudizio su questi splendidi campionati a Tbilisi? Beh, pur non avendo giocato neanche un minuto, avendo seguito la squadra dalla tribuna, mi sono sentito parte di questa famiglia che è forte, determinata e che è riuscita ad arrivare fino in fondo, oserei dire meritatamente. Davide Campestrini, stessa domanda, questi campionati Under 18 a Tbilisi, un trionfo che fa davvero bene alla pallamano. Sì, sicuramente fa molto bene a tutto il movimento perché dal prossimo anno, cioè dai prossimi 2 anni, tutte le squadre giovanili potranno fare i campionati di massima serie, che è sicuramente un grandissimo risultato per tutta la pallamano. E quindi possiamo dirci che abbiamo fatto un grandissimo risultato e ci facciamo un applauso. Partiamo con Davide Pugliese. Che partita hai visto oggi? Che finale è stata, secondo te? Allora, ho visto una partita assolutamente combattuta, però sin da subito ho visto che noi ne avevamo più rispetto alla Bielorussia e sin da subito ho capito che la partita l'abbiamo portata noi a casa. Filippo Pasini, anche per te un buon minutaggio in tutto il torneo all'ala sinistra. Cosa porti a casa da questa esperienza? Ma prima di tutto siamo riusciti a centrare un obiettivo che ci eravamo posti e siamo riusciti a conquistare appunto la qualificazione sia per l'Under 18 futura e noi, la prossima Under 20, per i campionati europei e porto a casa una grande bella esperienza e una medaglia d'oro. Simone Mengon, oggi miglior giocatore della partita, con 9 gol hai trascinato in buona parte i compagni verso la vittoria. Anche tu cosa porti a casa da questo successo che probabilmente è il più importante della tua carriera? Beh, oggi alla fine della partita eravamo tutti molto contenti della prestazione, io in particolare ero soddisfatto di aver trascinato in questa finale e sono molto contento del gruppo di ragazzi che siamo e delle partite che abbiamo fatto e del nostro percorso. È un premio molto importante, abbiamo giocato tutto il torneo tenendo sotto controllo più bene o male tutte le partite, giocando con squadra, è stato un premio che è molto importante per me, ma soprattutto per la squadra, che si è potuto far vedere come si gioca tutti insieme, mostrando soprattutto anche la difesa. Massimiliano Possamai, che Italia giudichi? Che Italia hai visto in questi 10 giorni qui in Georgia? Beh, è un'Italia estremamente positiva sicuramente, siamo un gruppo molto compatto, unito e penso che questo abbia fatto la differenza. Abbiamo mostrato una grande fase difensiva e anche una buona fase offensiva. Leo Prantner, in finale hai preso il posto di Umberto Bronzo squalificato. Come ti sei sentito durante la finale, durante tutta la partita, dopo questa vittoria? Sì, Bronzo ha preso rosso, ero diciamo in onda solo perché c'era anche Bortoli che poteva giocare ala. Sì, che sentivo. Perfetto, Leo, così va bene.